Il governatore Acquaroli è soddisfatto ed ottimista sull'andamento della campagna vaccinale e dopo mesi si presenta all'aperto davanti alla telecamera senza mascherina. Presidente, dopo mesi la vediamo senza mascherina, questo è un segnale importante. È un segnale importante che speriamo potrà continuare almeno all'aperto anche nelle prossime stagioni. Significa che questa stagione, insomma, è andata nel migliore dei modi secondo le aspettative. Diciamo che in questo momento sicuramente c'è un numero di contagi che è importante, però nonostante questo numero di contagi che ormai persiste da giorni, ancora i ricoveri ospedalieri, le terapie intensive riescono a resistere, anche segno evidentemente di un effetto che si sta facendo cogliere in pieno della campagna vaccinale, ma anche di tutte le altre attenzioni che vengono messe in atto nelle pubbliche attività, nelle piazze. Comunque c'è molta attenzione in tanti cittadini e anche in tanti operatori economici. Sul Green Pass, il presidente della regione invita al buonsenso e guarda al futuro della scuola e della ripresa in genere con grande speranza. Io spero che non si arrivi a uno scontro, ma si riesca ad arrivare a una soluzione che sia raccolta da tutti e che faccia continuare a collaborare i cittadini marchigiani e italiani alla lotta al Covid. Presidente, a proposito di scontri, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole ci sono tanti presidi dissidenti che continuano, insomma, a manifestare la loro voglia di non fare il vaccino. Che sta accadendo? Guardi, io quello che sta accadendo bisognerebbe chiederlo a chi, voglio dire, sta mettendo in essere questo tipo di atteggiamento. Io ritengo invece importante che ci sia un confronto tra le istituzioni scolastiche, il Ministero e il Governo centrale affinché poi si arrivi all'apertura della stagione scolastica, dell'anno scolastico, ma non solo all'anno scolastico, si arrivi alla stagione che ci farà ricominciare, speriamo, tante attività con una norma chiara e soprattutto senza una frattura tra i cittadini italiani.